Buongiorno, bentrovati. Oggi è il 30 aprile, un giorno inconsueto per i nostri webinar. E ci troviamo a trattare con Aurora questa mattina Buongiorno a tutti, anche da parte mia. un tema che spesso viene trascurato nel rapporto internazionale perché affidato ad una gestione contabile di relazione con l'autorità doganale. Anche di, se vogliamo, supervisione da parte degli uffici. In realtà, offrirebbe il fatto di avvalersi di regimi speciali una serie di opportunità alle aziende che spesso vengono trascurate o vengono sacrificate, sul principio che gestire una contabilità aggiuntiva potrebbe essere troppo oneroso. In realtà, oggi cercheremo di convincervi che in realtà non è così e che il vantaggio che si ricava dal gestire in modo più ottimale una relazione internazionale, tanto in ingresso, tanto in uscita, in realtà supera di gran lunga il minimo onere che peraltro è richiesto per ogni tipo di gestione nel rapporto con gli uffici, dato dal dover tenere una contabilità dedicata. Bene, andiamo dunque a trattare quale sarà l'argomento di oggi, ricordandovi però che questa giornata dedicata ai regimi sospensivi, nel nostro percorso di webinar dedicati ai profili del rapporto internazionale, non è l'ultima della stagione. Abbiamo infatti calendarizzato due ulteriori incontri, il 16 maggio sulle nuove disposizioni nazionali che discendono dalla riforma che è in corso di evoluzione sulle disposizioni che dal 73 ad oggi sono state ritenute ormai datate. Mi riferisco al TUD, che hanno già visto la condivisione con il pubblico di un testo che ancora non è stato definitivamente approvato, ma che rappresenta sicuramente un momento di passaggio importante. Ecco, la data è il 16 maggio, vedremo se per il 10 maggio quel provvedimento sarà pubblicato, manterremo la data. Diversamente potremo rinviarla ad altra giornata quando effettivamente le disposizioni saranno definitive. E poi un altro incontro il 29 maggio sulle operazioni triangolari per raccontare, anche gestendo i regimi che oggi trattiamo da un punto di vista strettamente, come dire, di impostazione, come si può gestire un rapporto internazionale con una serie di flussi diversi, ottimizzando tanto la parte legata agli adempimenti quanto la parte legata al risparmio, perché poi di fatto uno degli obiettivi più importanti di questi nostri approfondimenti è raccontare come è possibile avere minori costi, non soltanto il costo in termini di minor dazio, minore IVA, minore accisa, ma anche in termini di costo amministrativo. Bene, andiamo ad affrontare il percorso odierno che tratterà i principali regimi speciali con anche un'apertura ad un istituto di diritto nazionale, che è quello del deposito IVA, per raccontare appunto quali ottimizzazioni possono essere colte dalle nostre imprese. In via preliminare, raccontando quali sono i regimi, va detto che si tratta di istituti che sono previsti dal nostro ordinamento, certamente dal nostro ordinamento unionale, ma che in realtà sono previsti in moltissime altre giurisdizioni extra unionali. Tanto è che in realtà il vantaggio di navigare in un contesto armonizzato ci consente ad ogni azienda di cogliere in Unione Europea e fuori dal territorio unionale regimi che possono operare in modo speculare. Pensate ad un traffico di perfezionamento passivo che vedremo tra poco, per il quale una merce viene esportata in altro paese non unionale per essere lavorata e poi reimportata. Ecco, la logica vorrebbe non solo di cogliere il vantaggio di reintrodurre il prodotto compensatorio con una base imponibile parametrata al valore statistico del prodotto che era stato esportato a suo tempo, quindi pagando il dazio solo sul maggior valore, ma imporrebbe anche di valutare la spendibilità di un regime sospensivo nel paese terzo nel quale viene eseguita la lavorazione,
per evitare che, permanendo il materiale esportato verso quel paese in quella sede solo temporaneamente, ci sia l'esposizione al pagamento di un dazio, soprattutto se questo tipo di lavorazione viene fatta da una consociata in altra giurisdizione. Quindi utilizzare in continuità, in parallelo, i diversi regimi, non soltanto nel perimetro unionale, ma anche in altri paesi, cogliendo quindi tutti i vantaggi che ancora una volta discendono dal consolidato dato dalle regole armonizzate a livello di diritto doganale e di commercio internazionale. Vedremo quindi i perfezionamenti, sia l'attivo che il passivo, vedremo il transito, che in realtà è un istituto, come dire, che serve all'impiego di quelli più particolari, come l'ammissione temporanea piuttosto che il deposito doganale, cioè vengono utilizzati i transiti come veicolo per giungere all'esercizio di un ulteriore regime, ricordando anche qua un principio generale, che ogni regime speciale può essere appurato con altro regime speciale. Quindi si può passare dal transito al deposito doganale, dal deposito nuovamente al transito e così via, o dal deposito al perfezionamento per poi arrivare ad un deposito IVA e alla fine all'immissione in libera pratica. Cioè esiste la possibilità di appurare ciascuno di questi regimi con altro regime, cogliendo dunque in progressione tutti i diversi vantaggi che da questi sono singolarmente offerti. Una circostanza che riassume e che coinvolge tutti i diversi regimi è data dalla linearità degli adempimenti che sono richiesti per tutti questi, per tutte queste soluzioni di neutralizzazione o di differimento del dazio doganale. Le norme orizzontali che sono date dai regolamenti a supporto del codice doganale unionale, quindi il regolamento delegato e il regolamento di esecuzione, ci parlano di il necessario ricorso ad un'autorizzazione attraverso il sistema delle customs decision. Non può un regime di quelli che tratteremo oggi essere esercitato di fatto, vorrebbe dire condurre contrabbando, e cioè dire: io introduco materiale in sospensione che poi lavorerò e riesporterò senza aver ottenuto un'autorizzazione da parte dell'ufficio, non libera da alcuna dalle contestazioni che l'ufficio potrebbe muovere per avere un difetto di autorizzazione all'esercizio di quel processo per il quale importo una materia prima e riesporto un prodotto finito, un prodotto compensatorio. E il percorso autorizzatorio passa per tutti i regimi dalla riscontrare l'autorità adita di Stato membro l'esistenza di requisiti oggettivi o soggettivi che consentono all'organo che poi rilascerà quell'autorizzazione di identificare chi sia il soggetto istante, le sue specifiche prerogative al poter gestire quel tipo di regime e soprattutto all'affidabilità che quel soggetto, quella entità riesce ad esibire nel proporre la propria attività di impresa all'impiego di uno di questi regimi speciali. L'attendibilità risiede nel non aver commesso in passato violazioni in ambito doganale, riflettendo il rilascio di un'autorizzazione, tutto sommato il percorso, lo scrutinio che viene di fatto esercitato dall'autorità doganale quando si chieda di essere autorizzati come operatori economici autorizzati. Quindi il fatto di disporre di una contabilità trasparente e affidabile, il fatto di non aver commesso violazioni, come dicevo, rilevabili non soltanto dalle evidenze del rapporto doganale degli ultimi 3 anni, ma anche in altri stati membri che abbiano visto una contestazione, per esempio, di contrabbando o di violazioni gravi in ambito doganale. E poi il poter esporre, il poter esprimere nell'esercizio di quel eventuale regime autorizzato una competenza negli ambiti del diritto doganale del commercio internazionale. Tutti i parametri che, vale la pena ricordarlo, poi ci torneremo alla fine di questo incontro richiamando alcune prerogative esclusive dell'AEO, dicevo, tutti i parametri che sono in realtà superati e quindi non vengono nuovamente scrutinati quando alla
quando all'ufficio doganale si proponga un soggetto IO che voglia disporre di un perfezionamento attivo piuttosto che di un deposito doganale. Voglio dire che l'iter autorizzatorio si ripete ogni volta che un soggetto ordinario intenda avvalersi di un regime sospensivo, ma non è lo stesso iter per chi abbia già un'autorizzazione IO, perché chi già è dotato di un'autorizzazione IO e voglia attivare un deposito doganale, un perfezionamento attivo, già supera quei requisiti soggettivi ed oggettivi per il solo fatto di essere in possesso dell'autorizzazione IO. Quindi non sarà necessario per l'autorità doganale andare a ripercorrere quei requisiti per i quali egli è autorizzato ad essere operatore economico, appunto IO. C'è l'obbligo, quando uno di questi regimi venga richiesto da parte di una entità, di presentare una garanzia che copra il debito potenziale che potrà sorgere per il differimento, la neutralizzazione del debito doganale complessivo. È una cautela che l'ufficio doganale di Stato membro si riserva, prevista dal codice doganale unionale, per tutelare la propria posizione rispetto al fatto di aver concesso di introdurre materiale in difetto del pagamento del dazio, ove ci sia distrazione o sottrazione del prodotto all'accertamento, la garanzia serve per coprire quel debito potenziale. Che qua va ricordato che per chi sia EO la gestione della garanzia è più semplice in termini generali, ma con riferimento particolare al carico, o se vogliamo all'onere della garanzia, il soggetto EO può ottenere una riduzione fino al 30% dell'importo che sarebbe richiesto ad un soggetto ordinario. Quindi certamente, anche qua avere la qualifica di operatore economico autorizzato rappresenta la possibilità di gestire questi regimi, diminuendo ulteriormente quel costo di gestione che avrebbe nella garanzia una riduzione significativa. C'è poi l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, che ancora una volta è trasversale per tutti i regimi ed è certamente una condizione necessaria. Siccome parliamo di un carico e scarico di merce, sia per il perfezionamento, sia per il deposito doganale, se vogliamo prendere i due più interessanti da un punto di vista dell'impiego o la stessa ammissione temporanea, è chiaro che all'ufficio di controllo deve essere data la possibilità, ove ne abbia la necessità, di poter rilevare nell'istante dove siano i materiali che sono stati sottratti al pagamento per il vantaggio concesso dall'esercizio del regime, e quindi la scrittura contabile deve essere tenuta in modo appropriato. Questi regimi possono essere trasferiti dal titolare a chi poi lo utilizzerà, e queste merci, questo sicuramente è interessante, possono circolare in difetto, diciamo sollevate da adempimenti formali sul territorio unionale senza che sia necessariamente utilizzato il transito. Per essere più chiari, se si esercita un regime di deposito che coinvolga, lo vedremo, faremo un esempio del deposito virtuale così come era già previsto dal codice doganale comunitario. Dicevo, se si ottiene l'autorizzazione all'esercizio di un deposito doganale che insiste su diversi siti, anche in diversi paesi unionali, la movimentazione di merce che è vincolata a quel regime tra i diversi siti non obbliga ad alcuna formalità doganale, nella condizione però che il soggetto che gestisca questo tipo di regime, proprio con quella contabilità che garantisce una tracciabilità trasparente, sia in grado in ogni istante di sapere dove sia il pezzo che è entrato nel sito A e che oggi si sta muovendo verso il sito B, sempre vincolato al regime di deposito doganale. E vedremo, esistono regole che consentono di avvalersi di merci equivalenti quando, per esempio, nell'esercizio del perfezionamento attivo ci si attenda un carico di semilavorati o materie prime che sono parte del regime, ma che non riescono a raggiungere il sito per i motivi più diversi. Ecco che chi gestisce un regime di questo genere, che si sia avvalso dell'opzione per cui possa ricorrere a merci equivalenti, potrà dare continuità alla sua attività di produzione, potendo attingere da fornitori
unionali, acquisendo merce equivalente a quella attesa per il processo di perfezionamento, potendo poi addirittura esportare il prodotto compensatorio prima ancora che la merce che era originariamente deputata ad essere coinvolta nel regime di perfezionamento giunga all'interno del territorio unionale. Dunque una serie di opportunità che, vedrete, consentono delle flessibilità e naturalmente una contrazione dei costi ed un vantaggio che poi si riflette sulla competitività del prodotto che verrà commercializzato in mercati nazionali, unionali o esteri. Ma andiamo subito a vedere i regimi di processo. Lascio la parola ad Aurora, che potrà parlarvi del perfezionamento attivo. Prego, Aurora. Grazie, Massimo. Allora, come vedete, il perfezionamento è un regime sospensivo che consente di importare o esportare, per l'appunto, temporaneamente delle merci che siano destinate a subire delle lavorazioni, beneficiando di alcune agevolazioni che sono chiaramente distinte laddove si parli di perfezionamento attivo ovvero passivo. Iniziamo con l'analizzare il perfezionamento attivo. Nel contesto del vecchio codice doganale comunitario, questo era definito come un regime doganale economico, che era concesso con due modalità diverse, che erano ricondotte al sistema della sospensione e al sistema del rimborso. Sostanzialmente si caratterizzavano per una diversa modalità attuativa della sospensione, cioè il perfezionamento attivo nel passato prevedeva sino al 2016 la possibilità di importare merce della materia prima da destinare successivamente all'esportazione all'esito di un processo di lavorazione, quindi una volta trasformata come un prodotto compensatorio che poteva essere, diciamo, con il meccanismo della sospensione prevedeva la sospensione del pagamento dei dazi, delle accise e dell'IVA all'atto dell'importazione di materie prime, mentre invece nel sistema del rimborso prevedeva la possibilità di ottenere la restituzione di quanto pagato all'atto dell'importazione in un momento successivo che coincideva con quello dell'esportazione. Nel 2016, col nuovo codice doganale unionale, il regime, diciamo, è stato quello che ha subito maggiore impatto da parte delle modifiche, ha riunito a sé, diciamo, sia il regime del perfezionamento attivo, così come era concepito nel codice doganale comunitario, che quello della trasformazione sotto controllo doganale, e vedremo come e perché. Al momento il perfezionamento attivo ancora una volta consente la possibilità di utilizzare all'interno del territorio unionale delle materie prime che vengono introdotte all'interno del territorio in sospensione da dazi doganali, misure di politica commerciale e ogni altro onere che deve essere corrisposto all'atto dell'importazione per essere poi, diciamo, utilizzate nell'ambito di operazioni di perfezionamento che vengono intese come lavorazione, trasformazione di merci, ovvero riparazione, destinate successivamente alla riesportazione. Quali sono, diciamo, gli obiettivi? L'obiettivo chiaramente è quello di favorire, incoraggiare, agevolare l'attività delle industrie di esportazione, quindi favorire le industrie nazionali che sono vocate all'esportazione, consentendo di importare materie prime in sospensione dalle imposte dovute all'atto dell'importazione. Ma qual è la differenza rispetto al regime che era concepito nel contesto del codice doganale comunitario? Innanzitutto che non è più consentito utilizzare il metodo della restituzione, quindi l'unico metodo rimasto effettivamente praticabile è quello della sospensione, quindi all'atto dell'importazione le materie prime non sono soggette a dazi, altri oneri e misure di politica commerciale alle quali invece dovrebbero adempiere laddove non si attivasse il regime del perfezionamento attivo. E perché abbiamo detto che questo al suo interno ora comprende di fatto anche la trasformazione sotto controllo doganale? La trasformazione sotto controllo doganale era un altro regime economico doganale sospensivo che consentiva l'introduzione di materie prime, ancora una volta in sospensione da tutte quante le imposte dovute all'atto dell'importazione, che consentiva la lavorazione e la trasformazione in prodotti finiti che venivano importati, questi sì, con la corresponsione dei relativi diritti all'atto dell'immissione in libera pratica. Quindi di fatto consentiva di pagare direttamente i diritti doganali previsti sui prodotti finiti realizzati e non sulle materie prime originariamente importate. Ecco, questa modalità
di valorizzazione è ora concessa all'interno del perfezionamento attivo, che quindi in questo senso ha acquisito al suo interno anche quelle peculiarità della trasformazione sotto controllo doganale. Adesso però la differenza è che il regime di perfezionamento attivo consente di lasciare la facoltà all'operatore di scegliere lui stesso se voglia assolvere i diritti dovuti con il meccanismo che era previsto sino al 2016 per la trasformazione sotto controllo doganale, oppure per quella nella modalità di riconoscere la determinazione dei dazi sulle materie prime originariamente importate. Quindi l'operatore può optare per corrispondere i dazi sul prodotto compensatore all'atto dell'immissione in libera pratica, oppure per le materie prime che aveva originariamente importato e per le quali ha sospeso il pagamento dei dazi. Altra qualifica e caratteristica del perfezionamento è che ad oggi non è più necessaria obbligatoriamente la finalità dell'esportazione. Questo proprio perché è possibile effettuare l'immissione in libera pratica sia delle materie prime originariamente importate, laddove queste poi non siano state più destinate al processo produttivo, sia dei prodotti compensatori che sono l'esito della trasformazione da perfezionamento. Massimo, prego. Scusa, sì, allora volevo dire una cosa rispetto al passaggio che c'è stato, che tu ricordavi, tra il prevedere la trasformazione sotto controllo doganale e l'assorbire il perfezionamento, quella funzionalità. La cosa che noi abbiamo rilevato è che prima di questa evoluzione esistevano aziende che di fatto esercitavano la trasformazione sotto controllo doganale. Quando questa è stata assorbita nel perfezionamento, abbiamo rilevato il fatto che non tutto, no, almeno non tutto il panorama delle aziende che era incline a utilizzare quel regime l'ha poi trasposto nell'esercizio del perfezionamento. È come se si fosse persa una opportunità che in realtà non è stata tolta, ma è all'interno del perfezionamento, che è un'opportunità sicuramente interessante e che dunque vi invitiamo a considerare per continuare ad essere performanti avvalendosi le vostre aziende di questo tipo di opportunità. Diciamo, Massimo, che l'opportunità è interessante soprattutto perché probabilmente molti non sanno che il prodotto compensatorio in molti casi, diciamo, che assolve in percentuale dei diritti inferiori rispetto a quelli previsti per le materie prime. Quindi chiaramente questa è un'opportunità, cioè l'opportunità di scegliere se corrispondere i diritti nella percentuale prevista per le materie prime ovvero per il prodotto compensatorio. Quindi dando l'opportunità all'operatore di conoscere il proprio business e di valutare se effettivamente c'è convenienza nell'adottare l'uno o l'altro metodo di determinazione del valore. Andiamo a vedere quindi quello che è un esempio molto semplice di quello che avviene nell'ambito del perfezionamento attivo. Quindi che cosa succede? Delle merci vengono importate per essere localmente lavorate presso uno stabilimento sito in uno degli stati membri dell'Unione Europea, e per l'appunto l'operazione di perfezionamento può consistere in una lavorazione, montaggio, assemblaggio, adattamento delle merci o anche in una vera e propria trasformazione o riparazione delle stesse, nella prospettiva, ma non nella necessità, nell'obbligatorietà che avvenga poi successivamente un'esportazione del prodotto compensatorio. Come vedete abbiamo introdotto un altro elemento in questa slide facendo riferimento alle merci equivalenti, che mi porta alla slide successiva, proprio perché il perfezionamento consente il meccanismo cosiddetto della compensazione per equivalenza. Che cosa vuole significare? In ogni processo produttivo, diciamo, ovviamente si deve assorbire una certa continuità nella realizzazione e nel processo industriale. Può capitare che per ragioni di urgenza o di indisponibilità delle materie prime queste non siano approvvigionabili attraverso un processo di importazione, come ovviamente abitualmente avviene quando si è autorizzati ad un perfezionamento attivo. E quindi quando le merci di importazione sono effettivamente temporaneamente indisponibili, la compensazione per equivalenza consente all'operatore di sostituire quelle merci non comunitarie con tali altre di derivazione unionale, che vengono per l'appunto definite equivalenti. Perché equivalenti? Perché devono avere la stessa qualità commerciale, le stesse caratteristiche tecniche e la medesima nomenclatura combinata. Quindi di fatto sono identiche a quelle che sono originariamente di importazione, ma vengono sostituite per una necessità produttiva che non è in quel momento possibile soddisfare attraverso il processo di importazione.
quali sono i vantaggi determinati ovviamente dal sistema della compensazione per equivalenza? È che in questo caso non è richiesta una separazione tra le materie prime che vengono approvvigionate dall'esterno, quindi da un paese terzo, ovvero da un altro paese dell'Unione, ma possono essere immagazzinate nello stesso contesto, non hanno bisogno di essere distinte e separatamente individuate. C'è una facilità di controllo doganale, perché ovviamente io devo semplicemente verificare quanti merci vengano poi esportate sotto forma di prodotto compensatorio. In alcuni casi addirittura mi facilita incredibilmente la gestione del processo, perché io importo una merce che deve essere riparata e magari, diciamo, ho già a disposizione quella parte diciamo finalizzata e ricomposta, e quindi posso restituire direttamente una parte di ricambio. Diventa ovviamente diciamo un meccanismo particolarmente agevolato laddove si debba approvvigionare i terzi nei paesi terzi di parti di ricambio. E ancora bisogna considerare che questo si può unire ad un'ulteriore possibilità, che è quella che vedremo, ed è prevista dell'esportazione anticipata, ovvero del traffico triangolare. E di che cosa parliamo in questo caso? In questo caso parliamo dell'opportunità che anticipava Massimo, concessa all'operatore di poter esportare anticipatamente il prodotto compensatorio realizzato anche laddove questo sia stato composto da materie prime equivalenti. Quindi significa che non è necessario effettuare precedentemente un'importazione a reintegro delle merci equivalenti utilizzate, ma posso direttamente effettuare un'esportazione che per l'appunto si definisce anticipata, perché è anticipata rispetto all'importazione a reintegro delle materie prime ottenute da merci equivalenti di derivazione unionale. Ovviamente questo meccanismo dell'esportazione anticipata a sua volta consente di far fronte a moltissime esigenze tipiche della produttività. Quindi laddove vi siano degli ordini di esportazione caratterizzati da urgenza, chiaramente grazie a questo meccanismo io posso far fronte a questa necessità, alla quale diversamente non potrei dare soddisfazione dovendo attendere che vengano reimportate, reintegre quelle merci che hanno sostituito quelle equivalenti utilizzate nel corso del processo. Posso peraltro utilizzare questo metodo nel caso di esportazioni occasionali, cioè se l'operatore esporta solamente in maniera occasionale, ovvero sono solamente queste una parte piccola, minima delle vendite totali che sono effettuate dall'esportatore, può essere difficile, complesso e a volte inutilmente oneroso andare ad effettuare una distinzione tra le merci di importazione che saranno destinate al perfezionamento attivo e quelle che saranno messe in libera pratica in una fase iniziale della produzione. Quindi ovviamente questo meccanismo consente poi di fruire dei benefici del perfezionamento attivo, diciamo ex post, in un momento successivo rispetto a quella esportazione anticipata che è già stata effettuata. Ed infine un'ulteriore opportunità è quella che definiamo come traffico triangolare, laddove l'importazione e l'esportazione avvengano e vadano a transitare presso uffici doganali diversi, che possono essere situati addirittura in stati membri diversi, consentendo dunque, diciamo, non solo l'esportazione anticipata e l'utilizzo della compensazione per equivalenza, ma anche l'utilizzo di uffici doganali diversi, che quindi ancor di più facilitino rendano ancora più dinamico e rapido lo spostamento delle materie prime e dei prodotti compensatori all'atto, diciamo, dell'esito del processo produttivo. Ecco, su questo allora ci fa piacere segnalare che dunque il perfezionamento attivo può essere esercitato sul bacino unionale, soprattutto per chi ha consociate in altri paesi membri, le quali in una sinergia di gruppo prestano attività diverse per la realizzazione di un certo prodotto che si genera da semilavorati o materie prime che arrivano dall'estero. È interessante il fatto che si possa gestire un unico perfezionamento coinvolgendo altri uffici, con la possibilità di esportare, coinvolgendo prima il paese membro 1, il 2 e il 3, si entra dall'1 e si esce dal 3. È sicuramente una flessibilità importante che vale la pena di considerare nell'ottimizzazione dei flussi.
Grazie Massimo. Quello che dobbiamo ricordarci è che ovviamente dobbiamo soddisfare determinati requisiti, determinate condizioni per poter accedere al perfezionamento attivo ed ottenere l'autorizzazione alla gestione di questo regime. Quali sono le condizioni che devo rispettare? Devo essere un operatore stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione. Ricordo che il concetto di stabilito è diverso da quello di residenza e domicilio, quindi non è sufficiente che l'operatore abbia una rappresentanza fiscale all'interno del territorio unionale, ma deve essere stabilito, quindi deve avere la propria società costituita in uno dei 27 stati membri oppure una stabile organizzazione che gli consentano l'effettuazione di questo regime e la richiesta dell'autorizzazione. Devo offrire tutte le garanzie necessarie per dare evidenza che vengano svolte in maniera ordinata tutte quante le operazioni sottoposte al perfezionamento attivo e ovviamente devo essere disponibile a concedere una garanzia che sarà costituita all'atto del rilascio dell'autorizzazione. In alcuni casi le autorità doganali potrebbero riconoscere questa autorizzazione anche a alcuni soggetti stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'Unione, però non è, diciamo, questa è prevista come una discrezionalità dell'ufficio, quindi non è possibile prevedere sin da principio la possibilità che questa venga riconosciuta. Andiamo a vedere come deve essere presentata l'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere presentata attraverso, diciamo, il portale delle Customs Decisions, quindi l'EU Trader Portal, che tutti quanti probabilmente conoscerete, e sul quale deve essere postata la richiesta in forma elettronica dell'utilizzo del cosiddetto IPO per l'appunto il perfezionamento attivo. Questa istanza deve essere presentata, l'abbiamo detto, da un soggetto che deve essere stabilito nell'Unione. Le merci di importazione, vedremo perché, devono essere poi individuate nei prodotti compensatori che dovrebbero lasciare il territorio unionale, ovvero immessi in libera pratica laddove l'esportazione poi successivamente non avvenga, e soprattutto il regime di perfezionamento non deve arrecare un pregiudizio agli altri produttori esistenti nella Comunità Europea. Verificata la presenza di tutte queste condizioni, l'autorità doganale rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta e riconosce un determinato periodo di appuramento. Il periodo di appuramento, diciamo, che è il termine entro il quale le materie prime devono lasciare il territorio doganale dell'Unione ed essere esportate, ovvero riesportate, una volta che abbiano ricevuto una nuova destinazione doganale. Il termine di appuramento, diciamo, si può addirittura arrivare a un termine di 5 anni, ma è previsto in una misura ridotta di 3 anni per i prodotti agricoli che sono elencati nell'allegato 71. Andiamo a vedere, diciamo, quali sono anche le modalità semplificate di rilascio dell'autorizzazione, poiché non è necessariamente prevista con obbligatorietà il fatto che un operatore presenti attraverso il trader portal l'autorizzazione prevista in maniera ordinaria, ma può essere riconosciuta anche la possibilità di ottenere un'autorizzazione semplificata. Questa è semplificata poiché è riferita ad ogni singola partita che deve essere sottoposta a lavorazione e che quindi viene introdotta e importata all'interno del territorio doganale dell'Unione, può essere direttamente richiesta all'atto della presentazione della dichiarazione doganale. Quindi nella stessa dichiarazione in dogana viene richiesta la possibilità di fruire del perfezionamento attivo. Ovviamente in questo caso sono previste delle restrizioni in determinati casi, laddove si faccia riferimento ad esempio ai prodotti agricoli che sono elencati nell'allegato 71, quando si utilizzano delle merci equivalenti, laddove sia necessario verificare che ricorrano determinate condizioni economiche e laddove si utilizzino delle semplificazioni. Quindi in questi casi non è possibile fare riferimento alla procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione, ma si deve necessariamente fare ricorso al Trader Portal e presentare sul portale quindi la richiesta di autorizzazione. Infine esiste un'opportunità che in un certo qual modo, diciamo, si ricollega a quella che nell'antico CDC era prevista come modalità, diciamo, di restituzione. È prevista un'autorizzazione retroattiva. Se pensate, diciamo, questa è una rilevante opportunità perché consente a posteriori, dopo aver già esportato i prodotti,
compensatori, diciamo, che sono stati realizzati con le materie prime che avrebbero potuto beneficiare del perfezionamento attivo, il nuovo codice riconosce per l'appunto la possibilità di richiedere un'autorizzazione retroattiva. Questa in linea generale è sottoposta al termine di 12 mesi, ma può avere un termine più ampio di 3 anni laddove questa rappresenti, diciamo, il rinnovo di una vecchia autorizzazione già rilasciata. Quindi esistono delle condizioni che ovviamente devono essere rispettate e verificate per il rilascio dell'autorizzazione retroattiva e si riferiscono ovviamente all'evidenza di un'esigenza economica, al fatto che non vi sia alcun tentativo di frode. Il richiedente deve aver dimostrato ovviamente la tracciabilità delle merci attraverso i conti e le scritture, quindi devono essere soddisfatti tutti quanti i requisiti di regime, benché questo sia retroattivamente riconosciuto. Se del caso deve essere data la possibilità di individuare le merci originariamente importate e poi esportate per il periodo considerato, e i conti e le scritture devono consentire il controllo del regime in questione. Devono essere ovviamente espletate tutte le finalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, ad esempio anche la possibilità di invalidare eventualmente una dichiarazione doganale interessata, e deve essere per l'appunto verificato che non ci sia una necessaria verifica delle condizioni economiche, che quindi si ricorra una di quelle ipotesi che non necessitino quindi della verifica delle condizioni economiche come previsto per l'autorizzazione ordinaria. Qual è il funzionamento del perfezionamento attivo? Lo abbiamo compreso, questo di fatto consente all'operatore di importare materie prime sospendendo il pagamento dei dazi, di tutti gli oneri relativi alle misure di politica commerciale, quindi senza pagamento di alcun diritto di confine all'atto dell'importazione, per essere successivamente esportato. Ma l'esportazione non è l'unica destinazione che può cogliere il prodotto compensatorio che viene realizzato con le materie prime che sono state a suo tempo importate in sospensione, ma il prodotto compensatorio può assumere una qualsiasi destinazione che sia o l'esportazione diretta o l'esportazione successivamente all'immagazzinamento in una zona franca, l'ammissione temporanea, il transito, un nuovo perfezionamento attivo, l'immissione diretta in libera pratica o addirittura la distruzione e l'abbandono. Diciamo, quindi questa è la grande differenza con il regime del perfezionamento attivo che era previsto nell'ambito del codice doganale comunitario. L'attuale perfezionamento consente di fruire di benefici che possono essere ovviamente confermati laddove si esporti il prodotto compensatorio che viene realizzato attraverso la materia prima originariamente importata, oppure possono essere sospesi quei diritti nella prospettiva poi di adempiere a tutte le formalità nel momento successivo nel quale laddove la destinazione individuata sia quella ad esempio dell'immissione diretta in libera pratica. Oppure potranno essere adottate tutte quelle altre formalità previste per l'implementazione di regimi diversi che costituiscano poi la destinazione concessa alle materie prime, ovvero ai prodotti compensatori realizzati all'esito del processo produttivo. Un ultimo elemento che deve essere tenuto in considerazione quando si parla di perfezionamento attivo è ovviamente il tasso di rendimento. Che cos'è il tasso di rendimento? È sostanzialmente una percentuale. È una percentuale che rappresenta la quantità di prodotti compensatori ottenuta dal perfezionamento di una certa quantità di merci ottenute in importazione. Quindi rappresenta il rapporto tra materie prime e prodotti compensatori. È chiaro che laddove io debba fare una mera lavorazione di riparazione, il rapporto molto facilmente sarà di 1 a 1, cioè se io devo sistemare non so, una ruota che si è rotta, questa probabilmente avrà un rapporto, un tasso di rendimento di 1 a 1, perché ad una ruota importata che devo riparare corrisponderà un'altrettanta ruota che dovrà essere esportata. Cosa diversa potrà essere laddove il processo di perfezionamento sia caratterizzato da una trasformazione, il tipico caso in cui importo la frutta e esporto la marmellata. È chiaro che in questo caso il tasso di rendimento sarà molto diverso, quindi questo rappresenta di fatto una percentuale che deve essere resa nota ovviamente concordata con l'ufficio doganale che rilascia l'autorizzazione, perché questa assicura
che tutto il prodotto eventualmente importato in sospensione sia successivamente all'esito del processo produttivo esportato. Laddove questo non avvenga, possono essere concordati degli sfridi, dei cali che sono tipici di quelle determinate lavorazioni, trasformazioni, che prevedono per l'appunto in taluni casi l'immissione in libera pratica dei cali e degli sfridi da lavorazione. Quindi diciamo questo è un tasso che deve essere concordato con la dogana e deve essere poi stabilito e rispettato per tutto il termine di appuramento del regime. Tra l'altro il tasso di rendimento inteso in senso tradizionale talvolta porta a pensare che, torno all'esempio che facevo ora un attimo fa, che se io importo due mele e ottengo con due mele un barattolo di marmellata, il tasso è 2-1. Ecco, aggiungiamo una complessità, può esserci anche uno scarto, quindi due mele, ottengo un barattolo e uno 0, di scarto. Quello è, se vogliamo, il tasso di rendimento. Dicevo, la percezione che si ha è che tutto debba essere poi tracciato in uscita, o il prodotto compensatorio, la marmellata, ad esempio, che abbiamo fatto, in aggiunta un delta di scarto. Ma in realtà esistono anche circostanze in cui una componente che viene a far parte del perfezionamento ha un tasso di rendimento 1-0. A noi è capitato il caso di chi realizzava e realizza dei motori per eventi sportivi, motori quindi per automobili e per motoveicoli da corsa, per l'esercizio, per l'ottenimento dei quali era necessaria una componente, una sorta di lubrificante, il quale veniva utilizzato solo quando, finito il motore, si faceva il rodaggio al banco. Ebbene, questo prodotto estremamente costoso veniva importato in perfezionamento attivo, il prodotto compensatorio ottenuto era il motore rodato, ma il tasso di rendimento era 1-0 perché nella rappresentare quale fosse la funzionalità di quella particolare componente si dava atto che entrava in sospensione, veniva utilizzato nell'accendere e nel mandare il motore a 30.000 giri per farlo rotare e all'esito di questa accensione quel prodotto era andato completamente in fumo. Quindi il prodotto compensatorio non aveva uno scarto della componente sottoposta a perfezionamento, ma non aveva più nulla perché la contabilità dava conto che entrato quel prodotto poi svaniva per effetto dell'attività di perfezionamento. Quindi è interessante perché il tasso di rendimento può consentire una rappresentazione puntuale e in quell'esempio che stavo facendo il risparmio era significativo perché il dazio pagato su quel tipo di prodotto sarebbe stato oltremodo oneroso. Dunque è interessante convenire con l'ufficio doganale esattamente come debba considerarsi questo tasso di rendimento. E diciamo, Massimo, che è l'elemento più rilevante da concordare con l'ufficio, perché spesso è quello che genera poi conflittualità, perché laddove questo tasso non venga rispettato, effettivamente può generare sfidi e cali importanti che potrebbero richiedere un processo di regolarizzazione successivo relativo all'emissione in libera pratica di prodotti in quantitativi più ampi a quelli originariamente previsti dall'autorizzazione che è stata rilasciata in sede di perfezionamento attivo. Dunque adesso ti ripasserei la parola perché siamo arrivati a un passivo. Vediamo dunque specularmente a quanto abbiamo appena visto sul perfezionamento attivo il fatto che il nostro ordinamento e, lo ripeto ancora una volta, tutte le altre giurisdizioni che poi fanno parte della comunità dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane, il WCO o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, prevedono. Ed è il perfezionamento passivo. Sostanzialmente, come dicevo, è simmetrico al perfezionamento attivo perché consente di poter far uscire dal territorio unionale un semilavorato perché venga sottoposto ad ulteriori raffinazioni, ad ulteriori lavorazioni fuori in altro territorio non unionale, perché si coglie il vantaggio del minor costo che offre quel tipo di fornitore o perché si coglie il maggior know-how che su quella specifica lavorazione ha il fornitore che risiede in un paese terzo, con l'obiettivo di recuperare poi l'esito di quella lavorazione reimportandolo nel nostro territorio e su quello poi costruire una commercializzazione successiva. In assenza dell'impiego del perfezionamento passivo, la logica vorrebbe che io esporto il prodotto esportato, come sapete, perde la posizione di merce unionale,
faccio fare delle lavorazioni che magari modificano il codice di classificazione di ciò che viene ad essere dopo l'intervento operato da chi esegue l'attività in altra giurisdizione, e poi reimportando quell'ulteriore, quel prodotto compensatorio ottenuto, ci si vedrebbe costretti a presentare, soprattutto se c'è stata una variazione tra ciò che è uscito e ciò che rientra, una dichiarazione doganale pagando su una base imponibile estesa all'intero valore del prodotto che si recupera sul territorio unionale. Invece il perfezionamento passivo consente di cristallizzare quale sia la valorizzazione che ha il semilavorato che viene destinato ad essere finalizzato, lavorato, rettificato fuori dal territorio unionale, consentendo poi di nettizzare, di detrarre, di applicare l'importo del dazio di rientro solamente sul valore aggiunto. Come vedete, le operazioni che sono ammesse in regime di perfezionamento passivo sono speculari a quelle dell'attivo, quindi lavorazione di merce, compreso il montaggio, l'assemblaggio o qualunque tipo di adattamento. La trasformazione, che dunque implica quel passaggio di codice, il fatto che io esporto un prodotto e in realtà ne realizzo un altro, per effetto dell'intervento che eseguirà la mia controparte estera, la stessa distruzione, la riparazione, ho un certo tipo di prodotto o un macchinario, pensate, o una componente di macchinario che ha bisogno di essere riparato, lo faccio uscire, lo mando da chi me l'ha venduto a suo tempo, il quale esegue quella riparazione e poi me lo restituisce. Ecco che anche in questa sede sarà opportuno, per evitare di ripagare un dazio su un materiale che ha subito una lavorazione, avvalersi del perfezionamento passivo. Si tratta soprattutto quella della riparazione di una circostanza che richiama l'applicazione del passivo quando questa riparazione intervenga fuori dal territorio unionale e dell'attivo quando, come abbiamo visto poco fa, questa accada nel territorio unionale. Questo lo sottolineo perché ci è capitato spesso di vedere, ricordo un caso tra tutti, quello di un motore di un aereo che veniva portato nel nostro paese per subire riparazioni e poi veniva riesportato. Ecco, il soggetto che lo introduceva all'interno del territorio italiano, che poi eseguiva la riparazione, lo vincolava all'ammissione temporanea. In realtà sbagliando, perché soltanto un regime di perfezionamento, come vedete anche dalla slide che è ora in proiezione, è consentita l'attività di riparazione, che siccome contempla il fatto di incidere sul materiale che è oggetto del regime sospensivo, non può essere esaurita con la mera ammissione temporanea. Questo è un aspetto che vale anche nelle altre giurisdizioni, che quindi vi invito a tenere presente. Come dicevo, i vantaggi sono quelli senz'altro di cogliere opportunità concesse dal particolare know-how di un altro fornitore piuttosto che dalla manodopera più bassa per eseguire una lavorazione che nel nostro territorio sarebbe oltremodo costosa. Anche per il perfezionamento passivo va fatto un percorso per ottenere un'autorizzazione che consenta poi di esprimere in dichiarazione di esportazione il fatto che quel materiale sta uscendo temporaneamente, fotografato per le sue caratteristiche al momento dell'esportazione, dando conto poi alla stessa autorità che quel materiale avrà caratteristiche diverse se si tratterà di una lavorazione vera e propria, comunque dando conto di quale sia il maggior valore, l'apporto che avrà dato il fornitore estero e potendo così poi avere la possibilità di non pagare il dazio sul prodotto, sul valore originario. Questa è la rappresentazione grafica di ciò che accade. Esporto temporaneamente merce dopo aver ottenuto l'autorizzazione con lo stesso tipo di processo che abbiamo visto per il perfezionamento attivo, ne do conto in dichiarazione doganale, vengono eseguite le lavorazioni e il prodotto trasformato, riparato, comunque trattato, rientra all'interno del territorio unionale. Ecco che esistono delle limitazioni, per esempio non possono essere vincolate al perfezionamento passivo merci che abbiano diritto ad una restituzione, ovviamente non posso pensare di esportare temporaneamente un prodotto, poi chiederne la restituzione e poi poterlo reinserire all'interno del territorio non pagando nuovamente il dazio. Quindi esiste un quadro di riferimento per cui le condizioni devono essere rispettate e soprattutto va dato un termine entro il quale quel prodotto è destinato ad essere riportato all'interno del territorio unionale.
come dire, l'indicazione generale è quella dei 6 mesi, tuttavia se fosse necessario maggior tempo perché il fornitore di quella lavorazione ha bisogno di maggior tempo per qualunque sia il motivo, si può chiedere una proroga fino ad un anno. Nella formalizzare in uscita e in ingresso il passaggio di materiale vincolato al perfezionamento vanno rispettate quelle formule che sono descritte e che consentono di dare conto ufficialmente all'ufficio di controllo del fatto che si tratta di un materiale che non sta lasciando il nostro territorio a titolo definitivo, ma che è destinato ad essere nuovamente importato nel territorio. E qui trovate l'articolo di riferimento per regolamento delegato che consente, come vedete, di riportare all'interno del territorio quel materiale uscito per essere sottoposto a lavorazione senza che venga applicata la fiscalità sul valore di partenza, dunque con ciò tassando solo il maggior valore che è intervenuto per effetto di quella lavorazione. Come accennavo veramente all'inizio, è interessante verificare ove sia coinvolta, ove ci sia un interesse, ovviamente, e questo è quando chi esegue la lavorazione è una società del gruppo, quindi si paga tutti dallo stesso, diciamo, si attinge tutti dallo stesso portafoglio, verificare se nel luogo in cui si veicola il materiale che dall'Unione Europea esce in perfezionamento passivo sia spendibile un regime sospensivo, quindi il perfezionamento attivo, comunque denominato in quel territorio, per non pagare il dazio in ingresso in quel paese del materiale che sarà sottoposto alle operazioni di perfezionamento passivo e a sua volta non pagare nuovamente il dazio sul valore originario nel rientro nel nostro paese. In una situazione di questo genere si usano i due regimi e l'unico dazio che verrà pagato sarà quello sul maggior valore al momento del rientro nel territorio di partenza. Come dicevamo, esiste un termine prefissato, ma questo termine può essere customizzato in ragione delle specifiche necessità che possono essere rappresentate sia ex ante sia in corso d'opera. Pensate a motivi di natura geopolitica che sospendono le attività di processo all'interno del plant del fornitore al quale quel prodotto è stato inviato, per citare eventi di triste attualità. Ecco che dunque un confronto con l'autorità può consentire di poter avere un tempo diverso. Abbiamo visto i regimi di processo, vediamo qual è un regime di passaggio che in realtà viene spesso subito dalle nostre aziende. Parliamo del transito, il quale viene declinato in modalità diverse. Il transito unionale, che è affidato a regole descritte nel codice doganale unionale, il transito comune, che coinvolge un perimetro di riferimento che va oltre i 27 paesi membri, che coinvolge, come vedete, anche i paesi dell'EFTA e i paesi che hanno aderito alla convenzione, e poi il regime TIR, che riguarda il trasporto su gomma principalmente, anche qua affidato alla gestione di chi movimenta le merci. Si tratta di un meccanismo di facilitazione che in estrema sintesi serve per evitare di dover fare dogana al passaggio di uffici doganali che giacciono, che sono situati in paesi nei quali in realtà non è prevista l'immissione in libera pratica, tantomeno l'immissione in consumo. Il caso più semplice è quello per il quale per motivi logistici si ritenga di far passare un approvvigionamento estero attraverso un porto del nord Europa, a Rotterdam, ad Amburgo, ad Anversa, e da lì far discendere il materiale che poi verrà sdoganato nel nostro paese, quindi qui in Italia. Ecco che il modo più semplice per evitare di dover sottostare a formalità doganali ovunque altrove, se non nella competenza dell'entità che poi tratterà quel materiale, è quello di ricorrere al transito. Il transito unionale che si suddivide in due diverse connotazioni, che il transito esterno, che è quello che segue l'esempio che ho appena fatto, quindi materiale che è extra unionale e che vincolato al transito può attraversare i paesi membri senza che sia soggetto ad alcuna fiscalità né unionale, il dazio né nazionale, l'IVA, o il transito interno, quello che in modo, se vogliamo, simmetricamente opposto, consente ad un materiale unionale, che dunque nulla deve pagare in un transito interno tra paesi membri, che debba però attraversare, per esempio, la Svizzera, di evitare di dover fare dogana, pagare il dazio in ingresso in Svizzera e nuovamente rifare dogana
entrando, non so, in Germania per aver perso la posizione unionale all'atto dell'entrata nel territorio svizzero. Ecco che questo si chiama transito interno e consente di avere una fluidità di passaggio, perché l'autorità terza vedrà il regime di transito, non chiederà il pagamento di alcuna fiscalità, nella consapevolezza che quel transito interno che parte dall'Italia e è destinato alla Germania sarà, vedrà il prodotto poi immesso in libera pratica o, se vogliamo, che permarrà nella sua posizione unionale con la possibilità di essere libero all'interno del territorio unionale. Qui abbiamo le disposizioni su tutte. Va ricordato che il modello di riferimento è certamente il T1. Si tratta, come dicevo, di uno strumento per agevolare il trasferimento di merci. Va però ricordato che chi gestisca, come accennavamo veramente nella prima parte della nostra presentazione, chi gestisce, per esempio, un perfezionamento o un deposito doganale non è obbligato per raggiungere il sito dove avviene il perfezionamento, dove esiste il deposito, a passare necessariamente dal T1, ma le merci possono essere vincolate, per esempio, al regime di deposito, con ciò rispondendo alla logica autorizzativa già smarcata quando è stata ottenuta l'autorizzazione di deposito, e consentire il passaggio dal punto di ingresso fino al punto in cui materialmente il prodotto entrerà nel regime di deposito senza dover ricorrere al transito. Qual è la differenza? Sta nel fatto che, ricorrendo al transito, sarà richiesta ancora una volta la presentazione di una garanzia, e dunque, se un soggetto già ha presentato una garanzia per gestire un regime di deposito, sarà inutile o comunque ridondante ricorrere ad un transito che serva per veicolare la merce allo Stato estero dal punto di ingresso al regime di deposito, dovendo chiedere un'ulteriore garanzia a copertura di quel passaggio. Quindi certamente vale la pena di, come dire, in sede di pianificazione, verificare se sia necessario ricorrere al transito, se l'esercizio di altro regime possa in realtà suggerire altro. Prego, Aurora, ti lascio la parola. Sì, c'è una domanda interessante secondo me, perché un partecipante ci chiede la differenza tra chiusura del transito e appuramento. Quindi, diciamo, facendo riferimento a questo, parla di chiusura di transito, ovvero di dogana di partenza o di destino. In realtà, diciamo che nell'ambito del regime di perfezionamento attivo non c'è una dogana di partenza o di destino. Può capitare che ci siano due dogane diverse coinvolte, spesso perché ci sono più stati membri coinvolti nell'ambito di un regime di perfezionamento attivo, e in quel caso, diciamo, la dogana a cui chiede l'autorizzazione è quella in cui si effettua la prima lavorazione, che quindi deve essere informata anche del successivo passaggio. In questo caso non si parla di dogana di chiusura, si parla di dogana di controllo, che è quella alla quale bisogna fare riferimento per presentare il conto di appuramento, che è per l'appunto quel conto che deve fare il paio con il tasso di rendimento che abbiamo precedentemente comunicato ed è stato autorizzato da parte della dogana. Non so, Massimo, se volevi aggiungere Sì, qualche altra cosa. certo, invece con riferimento al Ah, transito, no, 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 ha sì. detto non si riferiva al perfezionamento, ma al transito. Sì. Ecco, con riferimento al transito, quello che è appena ricordato è per il perfezionamento. Per il transito invece abbiamo tecnicamente l'ufficio di vincolo, che è quello, torno all'esempio che facevo prima, di Rotterdam, per esempio, e l'ufficio di appuramento, che è quello di Milano, che è l'ufficio che viene descritto nel T1 come il luogo nel quale quella merce è destinata a giungere in sospensione e l'ufficio dal quale poi verrà immessa in libera pratica. Quindi vincolo ed appuramento, chiusura ed entrata, come qui sono più, diciamo, gergali da un punto di vista dell'operatività di tutti i giorni, però il codice ci parla di ufficio di vincolo e ufficio di appuramento. L'appuramento è la chiusura del regime, il vincolo è l'apertura del transito. Ok, io passo velocemente, Massimo, all'ammissione temporanea, così da lasciarti poi il tempo di analizzare i depositi. Insieme all'uso finale, diciamo che l'ammissione temporanea rientra nel regime cosiddetto dell'uso particolare. Entrambi i regimi, quindi quello dell'ammissione e quello dell'uso finale, consentono di introdurre merci in esenzione parziale o totale dai dazi, ma c'è una sostanziale differenza fra queste due diverse procedure. L'ammissione temporanea prevede
l'impiego di questo bene, vedremo come e perché, e la sua successiva riesportazione. Invece le merci che vengono introdotte col regime dell'uso finale possono permanere nel territorio doganale dell'Unione come parte di un altro prodotto, perché sono destinati, diciamo, a quello specifico utilizzo, che quindi non necessariamente prevede la riesportazione successiva. L'ammissione temporanea, diciamo, per sua natura, prevede proprio l'utilizzo all'interno del territorio doganale dell'Unione di un determinato bene che viene introdotto, vedremo, in esonero parziale o totale dai dazi, di merci che però non possono essere destinati a lavorazioni o modifiche, ma di fatto devono rimanere nella loro sostanziale identità e natura. Possono subire semplicemente una svalutazione dovuta al normale uso o deprezzamento del bene introdotto. Ma vediamo che cosa succede. Di fatto le autorizzazioni che devono essere presentate per il regime di ammissione temporanea possono essere presentate sia in via scritta che tramite dichiarazione verbale, e si caratterizzano per l'appunto per la distinzione di due diverse tipologie di ammissione: quella in esonero totale dai dazi e quella in esonero parziale dai dazi. Quali sono le condizioni perché venga riconosciuta e utilizzata l'ammissione temporanea? L'abbiamo detto, le merci non possono essere destinate a subire modifiche, anzi, laddove questo avviene, ovviamente può esserci una contestazione a posteriori da parte della dogana che abbia rilasciato, abbia concesso l'utilizzo dell'ammissione temporanea. Deve essere sempre garantita l'identificazione della merce che sia vincolata a questo regime. Il titolare del regime deve essere stabilito al di fuori dell'Unione. Devono essere soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dei dazi stabiliti dalla normativa doganale. Vedete, in questo caso l'ipotesi di ammissione temporanea applicata ad una macchina, ad un veicolo. Questo perché molto spesso si utilizza questa tipologia di regime proprio per introdurre dei veicoli che possano essere provati, testati, fare corsi e poi essere riesportati tal quale, quindi senza aver subito alcun tipo di processo o di lavorazione. L'esonero può essere concesso in via totale o parziale a seconda delle merci che siano oggetto della richiesta di ammissione temporanea. Questo perché all'interno del regolamento delegato, il 2446, sono elencati tassativamente le merci che hanno diritto all'esonero totale dai dazi. E quali sono? Vedete, diciamo, quelle più interessanti ovviamente sono rappresentate dai mezzi di trasporto: palette, container, imballaggi, effetti personali dei viaggiatori, diciamo materiale che deve essere sottoposto a prova, a test, prove scientifiche, pezzi di ricambio, accessori, attrezzature diciamo per precise lavorazioni. Diciamo che l'esonero totale dai dazi viene sicuramente concesso per questa tipologia di prodotti, ma può essere previsto e riconosciuto anche ad altre merci che non siano elencate all'interno del regolamento delegato, a condizione però che queste siano importate solamente a titolo occasionale e per un massimo di 3 mesi. E che ovviamente non abbiano alcuna incidenza sul piano economico dell'Unione. Tutte le altre merci possono essere autorizzate ad essere introdotte in ammissione temporanea con esonero parziale dei dazi. Cosa vuole significare esonero parziale? Che c'è una riduzione al 3% dell'importo dei dazi che avrebbero corrisposto laddove fossero state immesse in libera pratica al momento dell'introduzione. Diciamo che la funzionalità del regime è piuttosto semplice: bisogna proporre un'apposita domanda di autorizzazione. Molto spesso si utilizza il carneata per l'appunto per la circolazione di questa tipologia dei prodotti, che viene solitamente utilizzato per quelle merci che devono essere esposte in mostre, fiere, prove, oppure sono anche, diciamo, destinate a dare una possibilità di una tentata vendita. Quindi il periodo che, per il quale si può beneficiare del vincolo al regime di ammissione temporanea è sicuramente quello di 24 mesi, ma addirittura in circostanze eccezionali le autorità doganali possono riconoscere fino a un lasso di tempo di 10 anni. Massimo, ti ripasso la parola velocemente così puoi passare direttamente al deposito doganale. Massimo, sei in muto. Sei in muto.
Grazie. Allora, sì, tra l'altro vedo una domanda che parla di come si possa utilizzare il deposito facendo a meno di un T1. Questo è possibile farlo perché alla dichiarazione di vincolo della merce che giunga da un paese estero si può dichiarare quale sia il regime che sarà dedicato a quella merce, permanendo quella merce nella sua posizione di merce non unionale. Si può direttamente dichiarare di vincolare la merce al regime di deposito. Tra poco facciamo un esempio più esteso, addirittura di un deposito che coinvolge più paesi membri, e così vedete come questo può accadere senza che si debba fare necessariamente ricorso al transito. Il deposito è come dire, nella logica di tutti i giorni, concepito in modo, se vogliamo, atecnico, come il magazzino nel quale viene stoccata merce che permane nel suo stato di merce extra-unionale. In realtà il deposito, ma non da questo codice doganale unionale che è entrato in vigore il 1 maggio del 2016, ma già con il codice doganale comunitario, quindi con il regolamento del 93, il 2913 del 92, entrato in vigore dal 1 gennaio del 93, prevedeva il deposito come regime, quindi non sovrapponendo il deposito ad un luogo fisico, ma identificando il regime come la capacità di contabilizzare, di gestire una trasparente contabilità che sapesse identificare qual era il materiale in regime sospeso e quale invece in regime di merce in libera circolazione. E la vecchia configurazione prevedeva dei diversi tipi di deposito A, B, C, D ed E, nei quali in effetti il deposito di tipo C coincideva in modo più o meno, come dire, sovrapponibile al concetto di un magazzino qualificato come deposito privato. In realtà, nella nuova stesura, con la differenziazione tra deposito doganale pubblico e deposito doganale privato, si distingue tra chi abbia una gestione in senso pubblico, quindi un deposito che è gestito dall'autorità doganale, o chi abbia invece una gestione che possa riferirsi ad un esercizio del tutto privato della posizione extra-unionale della merce. Ed è questa quella che probabilmente è la più interessante perché consente ad un'attività d'impresa, ad un'impresa che voglia far permanere la merce nella posizione extra-unionale, pensate a chi abbia bisogno, e questo è il caso che vedremo tra poco, di avere parti di ricambio disponibili nel caso in cui i clienti di moto e macchine manifestino necessità di cambiamenti, riparazioni o sostituzioni in garanzia già presenti sul territorio unionale. Il caso lo vedremo di un brand estero, il quale, dovendo avere a disposizione la merce su tutti i paesi dell'Unione Europea, si avvalsa del regime di deposito per poter avere lo stock presente sul territorio, senza però esporre tutto quel quantitativo di merce al pagamento di un dazio, fino a che non sia davvero quel singolo pezzo necessario e quindi poi estraendolo dal regime. Quindi è un vantaggio enorme. Questo è il modo attraverso il quale funziona il deposito doganale. Diciamo, logicamente vorrebbe avvantaggiare la disponibilità di un certo prodotto all'interno del perimetro nazionale e possa poi consentire a chi abbia importato questo materiale la possibilità di poterlo riesportare senza che questo traffico interno di prodotto che fisicamente entra nel territorio, ma che mai si espone alla libera pratica, all'immissione e consumo, abbia assolto alcun dazio, alcuna IVA, potendo chi l'abbia stoccato rivenderlo anche fuori dal territorio unionale. Il deposito doganale non ha solo questa funzionalità, come dicevo, ma anche quella di far permanere la merce all'interno di quel perimetro contabile e non necessariamente fisico, lo voglio ripetere nuovamente, perché sia possibile nel caso attingere nel tempo a quello stock e pagare il dazio e l'IVA soltanto quando sia effettivamente necessario. Quello che va ricordato, credo che sia davvero interessante, è che questa possibilità
viene consentita intanto ovviamente disponendo di un'autorizzazione, ma con diciamo il vantaggio di decidere quando regolarizzare quell'ingresso, con la possibilità di appurare il regime di deposito doganale non necessariamente con l'immissione in libera pratica, ma potendo vincolare la merce che è stata destinata al deposito, per esempio ad un perfezionamento attivo. Importo una componente o un semilavorato, lo tengo stoccato all'interno del deposito doganale e nel deposito doganale lo stoccaggio non ha limiti di tempo. Quindi se importo, torno all'esempio del settore automotive, delle componenti, fin tanto che sono all'interno del deposito, salvo che non diventino obsolete perché esce il modello nuovo, possono essere utilizzate. Posso poi appurare il regime di deposito, oltre che con l'esportazione e con l'immissione in libera pratica, con il vincolo al perfezionamento attivo. Quindi posso estrarre X componenti, tenerle ancora sospese, con l'obiettivo di realizzare un prodotto finito, il quale all'esito della lavorazione è ancora allo stato estero, tutto allo stato estero. Ed ecco che qui potrò dare seguito a quello che abbiamo visto poco fa, o ad una esportazione o ad una immissione in libera pratica, cogliendo per esempio il vantaggio del fatto che il codice di classificazione del prodotto ottenuto paghi un'aliquota taziaria più bassa di quella che avrebbero pagato tutte le diverse componenti. Su questo posso raccontarvi una casistica che ci è capitata, per la quale l'azienda che ha poi deciso di utilizzare diversi regimi realizza macchine per il movimento terra. Pensate ai trattori, banalmente, ma non soltanto ai trattori. Importava ed importa alcune componenti fuori da fornitori che sono residenti fuori dal territorio nazionale ed aveva un enorme costo nello sdoganamento di queste componenti che poi venivano immesse nel percorso di lavorazione per ottenere il trattore. Cosa abbiamo fatto? Le componenti potevano essere stoccate all'interno di un deposito doganale, certamente permanendo nel loro stato di merce extra-unionale, quindi senza essere esposte a pagamento di dazio ed IVA, per essere estratte solo quando fossero necessarie per la realizzazione della macchina da movimento terra. All'estrazione queste componenti venivano dichiarate per il perfezionamento attivo, per evitare ancora di dover pagare un dazio IVA per un processo che, come consentito dal codice, poteva continuare ad essere svolto in regime di sospensione di dazio, quindi ancora con tutte le componenti allo stato estero. All'esito di questa lavorazione con la macchina da movimento terra pronta per essere estratta, quelle che andavano riesportate riprendevano la strada del territorio estero, quindi venivano esportate verso paesi non unionali, con ciò appurando in questo istante il perfezionamento attivo che a sua volta aveva appurato il deposito doganale. Ma esisteva un'altra opportunità, quella di sdoganare la macchina da movimento terra con l'aliquota prevista per quel prodotto compensatorio ottenuto, che era pari a zero. E qui avveniva la ottimizzazione più ampia, perché anziché dover sottostare sistematicamente per il flusso di commercializzazione interna al pagamento di dazi ed IVA per componenti che in realtà venivano sdoganate subito in difetto dell'utilizzo dei regimi sospesi, ecco che tutto restava sospeso fino alla decisione di mettere in libera pratica la macchina con il proprio codice di classificazione che portava da aliquota zero. Questa, come ricordava Aurora poco fa, è una delle funzionalità che era prevista nella trasformazione sotto controllo doganale e che, vedete, in parallelo all'esercizio di un deposito ci porta ad un prodotto compensatorio ottenuto che in realtà ha subito lo stoccaggio, la lavorazione in regime sospensivo e che viene poi immesso in libera pratica a dazio zero. In realtà esiste un ulteriore passaggio che lì abbiamo introdotto, che era legato all'IVA, perché qualcuno di voi avrà pensato, d'accordo, pago un dazio zero sul valore del trattore, però in realtà l'IVA, l'importazione, è estremamente più significativa di quella che avrei pagato sulle singole componenti, gli assali, ricordo, alcune delle sospensioni. La risposta è che è vero, l'IVA sarebbe stata più ampia, ma ecco che lì abbiamo utilizzato un'ulteriore opportunità che è data sempre dalla messa in successione dei diversi regimi. All'estrazione della macchina a movimento terra
dal regime di perfezionamento attivo, l'appuramento non è stato per dare l'immissione libera pratica, quindi l'importazione, ma il vincolo al deposito IVA. Quindi cosa è accaduto? Che quella macchina a movimento terra, che non aveva pagato dazio IVA nelle sue componenti, che è stata lavorata in sospensione, ad un certo momento viene sdoganata per l'immissione libera pratica, quindi paga il dazio che è zero, ma viene vincolata al deposito IVA, rinviando il momento impositivo per l'applicazione dell'IVA all'importazione, che è l'immissione in consumo. E quando sul piazzale qualificato come deposito IVA interviene la necessità finalmente di estrarlo per venderlo al cliente nazionale, ecco che quella società ha la possibilità di estrarre con autofattura, quindi annotando debito e credito e neutralizzando l'IVA in importazione, poi fatturare quel trattore con IVA, oppure addirittura può decidere di fatturarlo direttamente dal deposito IVA come operazione non imponibile ex articolo 50 bis, lasciando al cliente domestico l'onere di emettere l'autofattura per estrarre quel trattore dal regime sospensivo nazionale, cioè il deposito IVA. Ecco dunque una rappresentazione che consente di dare, come dire, di cogliere le opportunità da tutti i diversi regimi, che dunque non devono essere intesi, come dicevamo all'inizio, come una scelta che viene fatta, sofferta, prendiamoci questo deposito doganale o questo perfezionamento attivo, ma va fatto un disegno un po' come quello che qui vedete, vanno visti diversi momenti, diversi oneri e le diverse opportunità che sono concesse dalla legislazione unionale fino al perfezionamento attivo e nazionale con il coinvolgimento del deposito IVA, per poter tirare una riga e dire: vedi, su questo flusso non ho pagato alcun dazio, non ho anticipato alcuna IVA perché mi sono avvalso dei regimi che sono concessi tanto dalla disciplina unionale tanto da quella nazionale. Ecco, qui vedete ancora una volta il passaggio che replica quanto abbiamo già visto per il perfezionamento, cioè la possibilità certamente di ottenere questo riconoscimento, però garantendo le merci, quindi dovendo prestare una garanzia e dovendo dare conto di una contabilità che sia in grado di gestire in modo trasparente i diversi passaggi del materiale che permanga nello stato di merce estera fino a quando quel regime sospeso non venga appurato, chiuso o con altro regime sospensivo, come nell'esempio che facevo prima, con un altro, con un perfezionamento, per esempio, o con una riesportazione o con una dichiarazione di immissione libera pratica. La contabilità certamente è premiante ed è quel passaggio necessario che in realtà consente una gestione di un regime che vada oltre la sovrapponibilità ad un solo sito fisico, cioè il vecchio deposito di tipo C, che in sostanza qualificava un magazzino come deposito doganale, viene superato già da allora con la realtà del deposito di tipo E, che identificava nel regime non il magazzino, ma il sistema contabile, se possibile tenuto su supporto informatico, che fosse in grado di discriminare tra quali erano i materiali allo stato estero e dove questi fossero detenuti, dando conto in sede di autorizzazione di quali fossero i siti dove viene esercitato il deposito, il regime di deposito doganale, ed anche del loro trasferimento. Come accennavo poco fa, già con il codice doganale comunitario, ma anche con il codice attuale, la movimentazione di materiali vincolati al regime di deposito all'interno non del nostro paese, ma del territorio unionale, è concesso senza formalità doganali. Se io ho siti in Italia, in Francia e in Germania e vincolo mio materiale al regime di deposito che insiste sui tre paesi, la merce si può muovere attraverso questi siti senza formalità doganali, a condizione che la contabilità di magazzino sia in grado di tracciare il fatto che ci sia uno spostamento dal sito 1 al sito 2 e dove in quel momento la merce è effettivamente detenuta. Vi accennavo al deposito IVA, che rappresenta un istituto di diritto nazionale, quindi si differenzia perché mentre il deposito doganale è applicabile in tutti i paesi membri, mentre troviamo
la replicabilità di un istituto come il deposito doganale in altre giurisdizioni extraunionali che applicano gli stessi principi. Pensate alle zone franche doganali degli Stati Uniti o qui in Croazia, dove ce ne sono più di 40 e vengono messe a disposizione pubblicamente o con la possibilità di esercitarle privatamente dagli utenti. Ecco, il deposito IVA è un istituto nazionale, previsto da norma nazionale. Non troverete pari istituto in altri paesi unionali. Diciamo che le ottimizzazioni, le agevolazioni in ambito IVA possono essere colte in modo diverso, non troverete il deposito IVA. Ecco, questo è però uno strumento che è interessante perché consente, come nell'esempio che ho fatto prima, di cogliere vantaggi importanti in termini di cash flow. Non è solo in una ipotesi strutturata come quella che ho raccontato poco fa, ma banalmente anche nella mera dichiarazione di importazione, un soggetto che abbia un'intensa attività di importazione e che non abbia plafond, quindi non esporti né faccia cessioni intraunionali, è sistematicamente costretto ad anticipare l'imposta, ecco che potrebbe trovare un vantaggio utilizzando il regime di deposito IVA, che consente a materiali extra di essere inseriti all'interno del perimetro, in questo caso fisico. Ecco la grande differenza, oltre alla genesi, norma nazionale per il deposito IVA, norma unionale per il deposito doganale. La grandissima differenza sta nel fatto che il deposito IVA deve essere sovrapposto ad un asset fisico. Io qualifico la mia stanza come deposito IVA, il magazzino delle materie prime come deposito IVA. Non posso gestirlo in modalità virtuale. Quindi è necessario che i vantaggi che tratteggiavo poco fa, il fatto di poter tenere sospesa l'immissione in consumo, di estrarre con autofattura o di fatturare non imponibile, si verificano solo se le merci sono effettivamente all'interno del perimetro fisico qualificato come deposito IVA, ed è questa una differenza senz'altro sostanziale. Dunque, vedete, è possibile effettuare diversi passaggi che consentono di poter ottenere le funzionalità, le ottimizzazioni, sia in acquisto intraunionale, sia soprattutto con una importazione da paesi terzi, e questo sicuramente è interessante perché, come dicevo, garantisce un vantaggio di cash flow. Concludiamo con l'AEO, perché l'abbiamo richiamato, è quella qualifica che in prospettiva dell'esercizio di regimi speciali come quelli che abbiamo visto dà degli innegabili vantaggi. Li dà perché consente di superare la fase dell'istruttoria necessaria per verificare i requisiti fisici, scusate, soggettivi ed oggettivi per poter ottenere un'autorizzazione al deposito piuttosto che al perfezionamento attivo. Perché chi è o per definizione già ha quelle caratteristiche. Ma soprattutto perché da qui a luglio del 2024 soltanto chi sarà EO potrà avvalersi di alcune opportunità che hanno a che fare con il deposito o comunque con i regimi di semplificazione. Ricordo su questo che il soggetto EO e soltanto chi sia qualificato EO, per esempio, ha la possibilità di avvalersi della garanzia globale, quindi di quella riduzione che, ove si voglia esercitare un regime sospeso, porterebbe ad un costo inferiore rispetto a quello che dovrebbe sostenere un soggetto ordinario, ma soprattutto ha la possibilità di poter gestire alcune semplificazioni peculiari che sono tipiche e concesse esclusivamente a chi abbia questa qualifica. Dunque, lo sdoganamento centralizzato, l'iscrizione nelle scritture del dichiarante e l'autovalutazione che vediamo rapidamente. Certamente quello che ha più contiguità con il deposito doganale esercitato a livello paneuropeo è lo sdoganamento centralizzato, che in estrema sintesi vuol dire la possibilità di prescindere dall'ufficio di ingresso attraverso il quale fisicamente passano le merci per la presentazione di una dichiarazione doganale, ma di poter dire che, fermi restando i flussi fisici che passano da 5, 10, 20 diversi paesi unionali, chi abbia la qualifica di AEO e si avvalga dell'agevolazione dello sdoganamento centralizzato possa contabilizzare tutte le involuzioni di importazione innanzi un unico ufficio doganale, quello che sarà scelto normalmente per
la competenza territoriale rispetto a dove viene tenuta la contabilità principale e a quello pagare i dazi, perché lo ricordo, il dazio doganale è armonizzato a livello unionale e dunque viene pagato nella stessa misura e poi va a cassa comunitaria. Quindi è senz'altro una interessante opportunità che entrerà in vigore, dovrà essere operativa a partire dal luglio 2024. Vorrei però farvi vedere qual è stata l'evoluzione di questo sdoganamento, che non è una novità. Era già previsto nella stesura del codice doganale unionale già dal 1° maggio 2016, ma esisteva una difficoltà operativa legata all'implementazione necessaria dei sistemi dei diversi paesi membri. Ma guardate cosa offriva il vecchio codice doganale unionale. Questo è un caso reale, in realtà possiamo anche raccontarlo pubblicamente, l'ho potuto scrivere a suo tempo, l'azienda mi disse, no, di divulgare questo tipo di ottimizzazione. Questo è un deposito di tipo E che era stato autorizzato dall'autorità doganale belga alla Honda Motor Europe di Gant nel Belgio. Qual era il tema? Il fatto che diverse consociate di quel gruppo in diversi paesi unionali importavano macchine, moto e componenti e tutte dovevano sottostare, dovevano diciamo richiedere, avevano necessità di un'autorizzazione di deposito doganale di perfezionamento attivo, confrontandosi almeno con un'autorità per ogni singolo Stato membro, per il flusso che era costante. Allora, sulla scorta di quanto era previsto nel vecchio codice, con la possibilità di ricorrere ad un'autorizzazione paneuropea, la decisione è stata quella di prendere un regime di deposito doganale tipo E, che sostanzialmente mutua quanto stavamo dicendo con il, oggi nel codice doganale unionale nel deposito di tipo privato, e la local customs clearance, cioè la possibilità di domiciliarsi per poter onorare l'adempimento formale doganale innanzi ad un'unica autorità. E questo è quello che è accaduto. L'autorizzazione viene richiesta dalla entità di gruppo belga, la quale ottiene il riconoscimento non solo del deposito virtuale che era esteso a tutti i paesi allora coinvolti nel primo impianto, quindi un'unica autorizzazione con diversi siti coinvolti per un regime che non era il luogo fisico ma il sistema contabile, e la possibilità di interfacciarsi per le formalità doganali e anche per il pagamento dei dazi con l'unica autorità competente, quella che aveva rilasciato questa autorizzazione paneuropea, che era dunque l'autorità belga. Ecco che dunque oggi, dal luglio 2024, chi voglia replicare questo tipo di funzionalità può farlo non a livello nazionale, ma a livello unionale, nei 27 paesi membri, scegliendo quale sia l'autorità con la quale vuole confrontarsi anche per il pagamento dei dazi riferiti all'immissione in libera pratica, se non si esercita il deposito doganale, o all'estrazione dal deposito, che interverrà in un secondo momento, per merci che sono in realtà fisicamente stoccate in un sito che non è in Italia, ma che è in ogni altro paese membro. Dunque, senz'altro è interessante, se questo che volevamo segnalarvi, dal 1 luglio 24 questa opportunità, che ripeto era già prevista ma non operativa per il difetto di funzionamento dei sistemi unionali, è spendibile, e certamente vi invito a valutarne la opportunità, perché in questo modo vi ponete con un unico interlocutore su base unionale, e qui potremo fare un sondaggio, scopriremo facilmente che ciascuna delle vostre aziende parla almeno con 4-5 dogane in Italia, il che ovviamente è, non dico solo una perdita di tempo e di denaro, perché dovete replicare attività che sono in realtà come dire, risolvibili innanzi ad un unico interlocutore, ma si offre a diverse interpretazioni sullo stesso flusso. Può capitare che l'ufficio A pensi che quel codice di classificazione meriti altra indicazione, l'ufficio B non riconosca l'indicazione di preferenza data da un fornitore extraunionale, l'ufficio C pensi che in realtà quel valore dichiarato meriti di essere integrato con gli apporti che invece l'ufficio A e B ritenevano non daziabili. Dunque, ricondurre a uno consente di intrattenere un rapporto più efficace, sicuramente meno costoso, e che offre senz'altro una maggiore competitività, oltre che una maggiore flessibilità. Vi dicevo, dal 1 luglio 2024, per tutti, tranne che per chi movimenti prodotti sottoposti ad accisa, dal 2025 anche per chi muove prodotti sottoposti ad accisa.
Concludo segnalando che se dunque si giunge, perché si è già in possesso della qualifica di AEO, a utilizzare lo sdoganamento centralizzato in quella formula che vi ho fatto vedere di, come dire, estensione a tutto il territorio regionale con un'unica autorità di riferimento, vale la pena valutare anche l'iscrizione nelle scritture del dichiarante, che vuol dire bypassare il momento della dichiarazione doganale. È una funzionalità che in estrema sintesi consente sempre a chi sia qualificato AEO di evitare di presentare la dichiarazione di importazione. Quindi pensate che passo avanti rispetto ad una tradizione, no, del quanti siete, cosa volete, un fiorino del passaggio in dogana, rilevando come presentazione della dichiarazione la presa in carico nella contabilità del soggetto qualificato AEO. Importo 2 mele, non dichiaro l'importazione, ma la presa in carico nella mia contabilità che condivido con l'ufficio doganale vale come dichiarazione di importazione. Quindi un passaggio epocale delle opportunità concesse. E poi, diciamo, l'ultima funzionalità, che è quella dell'autovalutazione. Oggi tutte le aziende sono esposte legittimamente al controllo che l'ufficio doganale d'ingresso potrà effettuare. Sappiate però che sempre per chi abbia la qualifica di AEO Customs potrà avvalersi dell'autovalutazione, cioè della possibilità di eseguire lo stesso soggetto qualificato AEO il proprio accertamento, quindi con ciò con un'abdicazione di una potestà che è stata negli anni, nei decenni, nei secoli in capo all'autorità pubblica, e quindi rilevando lo stesso operatore per effetto dell'essere AEO e di gestire l'autovalutazione come controllore di se stesso. Certamente è un grande vantaggio, una grande opportunità che va valutata, proprio perché dal 2024 queste funzionalità devono essere rese sul territorio regionale e certamente danno la possibilità di gestire un rapporto che spesso è frammentato. Vi richiamavo il fatto, e ripeto, questo è quello che leggiamo, no, dai rapporti che abbiamo con le nostre aziende, di fare riferimento a 3-4 dogane o di più anche sul territorio nazionale. Qui parliamo di risolvere il rapporto parlando su base unionale con un'unica autorità doganale. Ecco, questo penso sia davvero un passaggio epocale. Siamo arrivati alla conclusione, vedo alcune domande, come sempre vi daremo riscontro. Sì, Massimo, infatti anticipavo che risponderò, sì, perché sono arrivate veramente tantissime domande e non sono riuscita purtroppo a dare seguito a tutte. Come sempre accade, vi daremo riscontro, quindi per email vi diamo riscontro. Come vi accennavo, abbiamo messo in calendario per giovedì 16 maggio un approfondimento sulle nuove disposizioni a condizione che siano state pubblicate. Se entro il 10 non interviene la pubblicazione, quindi siamo ancora su una bozza, rinvieremo questo evento ad altra data. Però intanto questo vi segnaliamo e dunque, ove fosse, vi aspettiamo come sempre dalle 11 alle 12.30. Io direi, Aurora, che a questo punto possiamo salutare tutti e lasciamo aperta la chat, visto che ci sono domande. Confermo con l'occasione, visto che hanno chiesto in molto anche questo, che verranno inviate le slide dell'incontro, quindi vi confermo che avrete la presentazione. E dicevamo, adesso chiudiamo, vi salutiamo, però lasciamo aperta la chat, quindi chiunque voglia fare delle domande ulteriori le potrà fare nei prossimi minuti, e noi le prendiamo in carico e vi daremo un riscontro nei prossimi giorni. Dunque, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie e buon primo maggio.